Come mai questa richiesta di sequestro del monastero? Si è proceduto perché in questi mesi, pur volendo comprendere e giustificare la finalità di questo presepe, che ha il suo valore certamente sia da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista spirituale, anzi addirittura penso che il primo agente doveva essere proprio la parrocchia in merito a tutto quanto, visto che si parla di un presepe che segue un percorso scritturistico, liturgico, spirituale. Però dall'altra parte non è il luogo adatto in questo momento, dato che c'è un processo, diciamo, in atto. Io questa diciamo, sottolineatura l'avevo già fatto in precedenza e all'inizio che si attuasse questo progetto. Purtroppo è andato avanti e io mi sono sempre fatto, diciamo, carico di questo disappunto. Hanno continuato e insomma si arriva poi ad utilizzare quelli che sono gli strumenti che la legge ci permette di poter, ecco, Il utilizzare. vescovo ha condiviso questa sua posizione. Io mi confronto con lui, dico le mie cose, dico come la penso e dico il modo di come la vedo. È normale che poi ognuno di noi fa le sue considerazioni, ma questo non deve essere secondo me un atto di disobbedienza, un atto di mancanza di carità. Io dico ciò che sento in questo momento è la motivazione per la quale mi comporto così.